in quelle partite avremmo meritato di più, però il calcio è così. Abbiamo fatto, secondo me, una grande gara contro una squadra molto forte che senz'altro in questo momento sta meritando di essere in testa alla classifica. Prego. Sì, buonasera mister. Sera. Quanta fiducia dà anche per il proseguo del campionato e per la partita di Champions decisiva aver vinto finalmente la prima partitissima, averla vinta in questo modo anche per certi versi entusiasmante perché c'è stata un'ora di gioco eccezionale. Penso di sì, ha detto bene, abbiamo fatto secondo me un'ora molto molto bene, poi secondo me dopo il 3-1 abbiamo preso quel gol su una palla sbagliata in uscita, l'Eurogol di Mertens, una squadra forte come Napoli, poi vedendo anche gli ultimi 8 minuti di recupero abbiamo sofferto più del dovuto per quello che si è visto in campo, però insomma abbiamo fatto un'ora abbondante, entusiasmante. Bravi ragazzi. Prego. Ciao Simone, Ciao. a me ha molto colpito la tua guardia clamorosa quando Valeri ha lì che ti tenava sullo rigore, ma al di là dell'episodio, come ha detto, forse È stata la prima volta che ti vediamo con un atteggiamento così, tra virgolette, kantiano, per farti capire quello che sto dicendo. Nel senso, questa rabbia l'ho vista anche nella squadra. È il segno della tua trasformazione dall'inizio, magari in cui cercavi un tipo di gioco. Adesso, oggi siete stati anche molto più bassi a ripartire. Mi sembra un'Inter più pragmatica, oltre che bella. ma io penso che più che un'Inter pragmatica, penso che sia un'Inter bella. È un'Inter che ha fatto 16-17 partite tra campionato e Champions, penso che abbia fatto molto molto bene. Poi abbiamo avuto qualche pareggio di troppo, probabilmente non meritato. Abbiamo trovato un Napoli e un Milan quasi perfette, che 12 partite, 10 vittorie, 2 pareggi, e con 28 punti negli altri campionati sei primo oppure secondo a un punto. Quindi bisogna fare i complimenti anche al Milan-Napoli, ma stasera li faccio ai miei ragazzi, perché con delle difficoltà, con assenze, con giocatori acciaccati non al meglio, hanno voluto esserci tutti e secondo me abbiamo strameritato questa vittoria. Facciamo le ultime, prego. Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24. Ciao. Le chiedo, si aspettava di essere a questo punto nella costruzione della squadra in questo momento della stagione e cosa manca nella sua visione ideale alla sua Inter ideale ancora? Grazie. Ma io penso che 28 punti dopo 13 partite, 8 punti dopo, scusate, 7 dopo 4 partite in Champions, io penso che all'inizio probabilmente, anzi sicuramente, avrei messo la firma. Poi quando ho visto i ragazzi allenarsi in quel modo e con quell'impegno, secondo me ci manca qualche punto sia in campionato che in Champions. Prego, facciamo l'ultimo. Ciao mister, Sì, D'Angelo non vedo Pezzetta. perché c'è la colonna. Ah, prego, prego. Volevo solo chiederti, ho visto alla fine un grande abbraccio a Ranocchia, c'era qualcosa in più, visto che comunque Ranocchia è un giocatore che gioca poco e comunque penso contro un grande attacco oggi abbia fatto un'ottima partita. Ma sono contento per Andrea perché ha fatto un'altra ottima partita, l'aveva già fatta con l'Udinese contro un altro cliente non semplice, ma l'abbraccio l'ho avuto con tutti, anche con Kolarov, con D'Ambrosio, con Sensi. In questo momento abbiamo dei giocatori che stanno giocando meglio, che meriterebbero molto di più, però insomma questo l'allenatore deve fare delle scelte. Adesso il mio augurio è quello di averli quasi tutti a disposizione, sappiamo di Sanchez, di De Vrij, adesso Dzeko gli sono stati messi 7 punti in testa, che secondo me era un'azione che bisognava probabilmente guardarla, perché Dzeko aveva un taglio in testa con 7 punti, Correa è uscito con qualche acciacco e ha fatto una grande gara, e poi vedremo insomma domani mattina. Speriamo che agli altri, Barella lo stesso aveva un problemino, Bastoni
aveva una spalla non proprio a postissimo, però sappiamo che le partite sono intense e sappiamo che domani mattina valuteremo caso per caso. Le ultime due, prego. Ciao mister, complimenti. Ciao. per come sta facendo girare la squadra. E le volevo chiedere proprio di Correa, finalmente ha avuto un infortunio, è stato fuori a lungo, quindi era ingiudicabile finora, però adesso sta finalmente iniziando anche lui a integrarsi nella squadra. Quello che volevo chiederle è se Dzeko poteva essere della gara per 90 minuti, se avesse avuto 90 minuti nelle gambe, avrebbe comunque messo Correa per questo tipo di partita qua, per capire quelle che sono le sue idee anche in merito a questa partita, o avrebbe magari scelto diversamente? Non lo so, Dzeko sapevo già che non era, cioè Dzeko mi ha dato una disponibilità incredibile, insomma è entrato, probabilmente l'avrei messo 10 minuti dopo, ma ho visto Correa che si toccava il polpaccio. Dzeko mi ha dato una grandissima disponibilità. Correa, sapevo che contro il Napoli, con una difesa organizzata che scappa tra le linee, avrebbe dato molto fastidio, ha fatto una grande gara. E poi insomma non mi sembra che fino a qua il percorso di Correa sia ingiudicabile. Correa ha fatto una doppietta, sì, ha fatto doppietta Verona, doppietta con l'Udinese, è entrato molte volte in campo nel migliore dei modi. È normale che ha subito quella brutta contusione col Bologna che gli ha fatto perdere 3-4 partite molto molto importanti. L'ultima, prego. Ciao. Volevo chiederti, nel giro di poche settimane ha incontrato il Milan e ora il Napoli, qual è secondo te la squadra su cui più bisogna fare la corsa in chiave scudetto? Io ho visto due grandissime squadre. Adesso dirti chi è meglio una dell'altra, secondo me queste due squadre hanno incontrato una grandissima Inter, che sia con Napoli che col Milan abbiamo fatto una grande gara. Secondo me, adesso questa devo rivederla, però probabilmente stasera abbiamo fatto ancora meglio che rispetto al Milan, soprattutto nella gestione della palla. Grazie, buonasera. Grazie.